L'ultimo saluto a un uomo che rappresenta l'ultimo uomo di un teatro che non c'è più e quindi doppiamente doveroso l'omaggio, insomma, di venire a fare un piccolo dovere. Di Luca è un ricordo delizioso perché aveva comprato una motocicletta come la mia in un periodo di tanti anni fa e ci incontrammo. Io lo vedevo che mi guardava con grande interesse e speravo fosse perché si interessava molto all'attore. Invece si stava molto interessando alla motocicletta, ci mettemmo a parlare. Poi, insomma, sono quelle piccole cose che poi ti rimangono dentro ogni volta che lo rivedi, ti rimangono per sempre. Ricordi ce ne sono tanti. Ho iniziato la compagnia quando è entrato Luca in compagnia. È devastante questa fine così, perché peraltro non ce l'aspettavamo. È terribile, veramente terribile. I ricordi sono molti, si affollano nella mente. È come se avessi scoperto all'improvviso che sono invecchiata, anch'io, non pensavo. Io pensavo di essere ancora molto giovane, invece con la sua morte si è spezzato un periodo veramente, e poi finisce una grande dinastia. Speriamo che non termini la sua compagnia, speriamo che il suo nome, perché lui è stato un attore molto bravo, molto serio, molto esigente, molto disciplinato, si è costruito nel tempo, si è costruito perché non aveva un'eredità facile da sopportare, quindi è stata una persona molto seria. È stato difficile per lui combattere con la grande ombra del papà, però alla fine ci è riuscito. Ma sai, questa è una cosa che vedo. Lui sicuramente non penso che l'abbia non sentito come un'ombra, gli voleva bene, era il padre, quindi per gli addetti ai lavori l'eredità paterna, no, lui gli voleva bene come a un padre, lo ammirava come artista e sicuramente posso dire che mi consta di persona che lui, il pubblico, lo amava proprio a lui, lo amava indipendentemente dal padre. Posso credere che non ci sia più, siamo stati insieme sul palcoscenico proprio qua dell'Argentina con Filomena Marturano, era un grande attore, era un uomo che aveva un'anima leggera e inquieta, che aveva ereditato un grande patrimonio, quello del padre, che lo ha rispettato e onorato tutta la vita, anche con fatica. Abbiamo fatto una cosa insieme, un film insieme dove faceva mio padre, abbiamo parlato lungamente in quel momento e devo dire, per me è sempre stato, come dire, nei giorni che abbiamo girato è stato di ispirazione, perché mi ha detto tante cose ovviamente che tengo per me, che riguarda ovviamente la carriera, che riguarda il lavoro. E quando ho saputo di questa cosa, cosa dire? Cosa si dice di fronte a queste cose? Non c'è parola che tenga. E l'unica cosa che si può dire è che quello che si fa in terra, le cose belle che si lasciano in terra, vivono per sempre. Sicuramente le cose belle che ha fatto lui e la sua famiglia, spero che rimangano nei secoli, ad esempio per le nuove generazioni.